è il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia, troppe macchine. Cartoline da Palermo, città di mare, buon cibo e traffico, perché non è normale che la principale arteria della città sia ostaggio di continui cantieri. Da 10 mesi il cantiere aperto su Viale Regione Siciliana, altezza via Principe di Paternò, crea ingorghi chilometrici, al momento solo annacquati dalla chiusura delle scuole. 10 mesi per sistemare il canale Mortillare, a 150 metri di tratta stradale, in un continuo rimpallo di competenze tra regione e comune, nel classico gioco dello scaricabarile. E contestualmente si può far partire un cantiere per la pavimentazione del tratto autostradale via Oreto-Villabate, quando sulla A19 ci sono 26, dicasi 26 deviazioni. ANAS replica che sono i lavori necessari per l'ammodernamento della più importante autostrada siciliana. Sarà pur vero, ma se logica vuole che il maggior traffico è all'ingresso delle città più grandi, è chiaro che qualcosa bisogna fare. Era proprio necessario far partire un cantiere il 27 agosto contestualmente alla strettoia sul ponte Corleone? È normale dover impiegare 1 ora e mezza o 2 ore per fare appena 3 km di autostrada? Ma c'è un minimo di rispetto per chi deve muoversi in città? Perché altrimenti c'è il rischio che l'automobilista palermitano si trovi a fare come Nanni Moretti nel film Aprile. Non dobbiamo reagire, nervi saldi, dobbiamo rassicurare. A forza di rassicurare ci arriva una bastonata il giorno delle elezioni. Ho voglia di litigare con qualcuno! Ho voglia di litigare con qualcuno!